te! Sazzolo, ci può dedicare un posto dove passare la notte? Oggi abbiamo visto arrivare tanta gente, gente venuta per il censimento. Credo ci sarà un po' di affollamento. Ho fatto molta strada e superato molti disagi, se ci può aiutare. Guardate, proprio qui vicino c'è un caravanserraglio, un alloggio per uomini e per animali. Non costa neanche... Ma cosa c'è da bussare? Shalom, sono Isacco, il contadino. Shalom, fratello. Sono venuto a portarti le verdure per i tuoi ospiti. Ma non potevi arrivare prima, è tardi ormai. Tutta la gente ha già mangiato la grande. Vai, porta dentro. E voi chi siete? Da dove venite? Veniamo da Nazareth per fare il censimento. Sono con mia moglie, cercavamo un alloggio dove poter passare la notte. Avete una camera per noi? Ma va. L'albergo ormai è già chiuso e qua non se ne parla di alloggi. Siete dei poveri sprovveduti. Non sapete, con questa storia del censimento, c'è gente che va, gente che viene, è tutto pieno, finisce lì. Ci basta un angolo. Ma ti pare che io mi metta lì a spostare panche, sedie e far entrare la gente ormai che dorme? No, no, non è proprio possibile. Piuttosto, forse... Nella terza casa, credo più avanti, c'è una donna che affitta camere lì, c'è una stanza, qualcosa, un alloggio. Prova a vedere, costa anche un po' di meno. Prova a vedere. Shalom, fratello. Shalom. Seguiamo questa strana carovana che sul far della sera in cerca di un alloggio. Su, andiamo per vedere che cosa accadrà. Il primo tentativo di trovare un posto per passare la notte era fallito. Guardiamo ora che cosa succede. Ehi, della casa! Aprite! Siamo stanchi, cerca di alloggio! Chi siete? Che volete a quest'ora di notte? Sono Giuseppe, della stirpe di Davide. Sono arrivato da Nazareth per via del censimento. Sono con mia moglie, per la notte. Per mia moglie sono gli ultimi giorni. Cercavamo solo un posto al coperto dove poter alloggiare. Qui non è possibile alloggiare. Abbiamo già dato posto. Addirittura il nostro letto abbiamo dato in prestito. E io e mio marito dormiamo già per terra. In tutto per alloggiare gente straniera. Ci mancava solo questa storia del censimento. Ascolti, la prego. Solo un posto al coperto, non chiediamo tanto. Un posto dove poter passare la notte al coperto. Non c'è neanche lo spazio per camminare. Anche Ismaele, il nostro cugino dell'albergo di fronte, ha occupato anche la cantina. Anzi, adesso lo chiamo così vi dice lui. Ismaele! Ismaele! Eccomi, eccomi. Ecco la confusione. Via, là, al largo, permesso. Lasciate lavorare questo censimento. Che sei donna? Che confusione fai? Con tutti gli ospiti ci avessi a dormire. Mi svegli tutta la gente. Ma che dice? Si può sapere che volete? Che cercate? Dicevo a vostra cugina che cercavamo un alloggio per la notte. Sono con mia moglie e incinta. Sono gli ultimi giorni. Ma dove mi metto? Non c'è posto. Ho già mandato via altra gente quest'oggi. Sono veramente... Importante, signore Dio, che vedo, chissà. Insomma, fatevi una ragione, via, andate da un'altra parte. Qui non c'è posto per voi, non c'è posto né per voi né per nessun altro. Non avete sentito che cucina? Nelle nostre famiglie non possiamo cogliere, non c'è posto. Non c'è posto. Andiamo a provare, non sapete provare. Non c'è un posto per me.
Come stai? Oh, mai dolori, sei sofferente. Chissà dove dormiremo. Giuseppe, non ti preoccupare. Non farti abbattere dalla difficoltà. Non ricordi l'angelo cosa disse? Sì, Maria, lo so, ma io sono... Ho paura. Che ci possa... così, nel buio. Qualcuno potrebbe derubarci. Giuseppe, non dire così. Dio non abbandona mai i suoi figli. Egli è qui con noi. Nel mio grembo c'è la certezza che Dio è qui con noi. Niente potrà allontanarci da dove Egli ha dato il sole. Dobbiamo avere fiducia. Sempre. Sì, Maria, è vero. Ora ricordo. L'angelo disse... Non temere. Tenere con me Maria, mia sposa, perché tu hai generato in lei vive dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio, tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti lo dai suoi peccati. Giusto. Troveremo quello. Cerchiamo un posto dove poter alloggiare. Già nella notte! La prego, può ospitarci? Sono spiacente, ho tutto dito. Non c'è posto, non saprei. Ma noi abbiamo anche qualche soldo per pagare la stanza. Almeno fate cercare. Per terra, nell'altro, in un altro, o comunque. Sono qui, vicino al mio fuoco, a guardare il gregge. Ma questa notte tutto sembra diverso. Il cielo è più luminoso. E se vedi anche tu quello che vedo io. Ah, lasciami dormire, Ruben! Lo sai che quando dormo non mi importa di niente? Anche se piovessero dolci dal cielo e venisse Rodi in persona, non voglio essere sbagliato. Ma quali angeli? Hai bevuto troppo e ti sei ubriacato, come sempre. Ma che succede? Che luce? Tutto brilla infatti. Tre anni prima della sua morte, il poverello di Assisi decise di celebrare vicino al paese di Greggio il ricordo della natività del bambino Gesù con la maggior solennità possibile per l'infame asino. Si adunano i frati, accorre la popolazione, il bosco risuona di voci e quella venerabile notte diventa splendente di innumerevoli luci, solenne e sonora di laudi armoniosi. L'uomo di Dio stava davanti alla mangiatoia, ricolmo di pietà, cosparso di lacrime, traboccante di gioia. Era presente anche un cavaliere virtuoso e sincero
che aveva lasciato la milizia secolaresca e si era legato di grande familiarità all'uomo di Dio, il signor Giovanni di Greccio. Egli affermò di aver veduto dentro la mangiatoia un bellissimo fanciullo addormentato che il beato Francesco, stringendolo con ambedue le braccia, sembrava destare dal sonno. L'esempio di Francesco, riproposto al mondo, ottenne l'effetto di ridestare la fede di Cristo nei cuori intorpiditi, e il fieno della mangiatoia, conservato dalla gente, aveva il potere di risanare le bestie ammalate e di scacciare varie altre malattie.